Essendo una vetrina di questo spessore, siamo stati coinvolti in questa manifestazione, l'abbiamo anche sostenuta economicamente e ci teniamo perché è una delle fiere che ha una valenza per tutto il Meridione, credo che sia una delle più importanti in assoluto. E quindi come istituto che rappresenta sicuramente la punta della zootecnia, la punta di diamante della zootecnia, volevamo essere qua presenti a testimoniare il nostro impegno. Parteciperemo all'iniziativa facendo un convegno il giorno 28, poi ci sono tutti i nostri tecnici che sono dislocati nel territorio che saranno presenti per dare un supporto logistico alla gestione della manifestazione, sia come per quanto riguarda gli animali, per dare delle indicazioni che potrebbero rivelarsi utili per il pubblico. È stato un anno estremamente impegnativo perché la crisi idrica e tutte le problematiche che abbiamo visto hanno quasi messo a dura prova le aziende zootecniche. Infatti poi ci sono stati degli interventi da parte dell'amministrazione regionale che a sostegno sia delle aziende per alleggerire un attimino quelle che sono tutte le problematiche legate alla carenza dei foraggi, ma anche soprattutto poi alla crisi idrica che si è verificata in questo scorcio di estate, di fine estate. Il convegno di giorno 28 su cosa verte? Verte sulle prospettive che può avere la zootecnia qua in Sicilia quello che noi stiamo cercando di fare dei miglioramenti genetici e di selezione per quanto riguarda le razze autoctone nostre siciliane. Ma sì, intanto questa è una manifestazione storica che faceva la Camera di Commercio di Ragusa, tant'è che siamo credo alla 49esima edizione, manifestazione che ovviamente la Camera di Commercio del Sud Est ha fatto propria, che ha rifinanziato a partire dallo scorso anno, che ritiene una manifestazione assolutamente importante, considerato che questo comparto dell'agroalimentare nelle tre province del territorio della Camera è un comparto assolutamente d'eccellenza, non concorrente ma complementare tra di esso, e la parte zootecnica, nella parte zootecnica Ragusa fa la parte del leone, tra l'altro dopo Bastia Umbra credo che questa sia la fiera degli allevatori più importante che ci sia nel sud Italia, e quindi ritengo che sia giusto continuare a valorizzarla e a spingerla anche nell'ottica 2025, che non è soltanto capitale europea della gastronomia ma anche capitale europea della cultura, quella di Agrigento. Quindi dobbiamo, considerato che questi territori sono comunque contigui e che la Sicilia comunque è un territorio unico, immaginare una promozione complessiva del territorio che vedrà sicuramente la Camera del Sud-Est presente. Tra l'altro saremo presenti con delle iniziative specifiche per la provincia di Ragusa, per il centenario della nascita di Camilleri, che visto che il territorio ragusano è quello che più di tutti ha avuto dei benefici reali dal commissario Montalbano. I numeri sono intorno a 170 espositori totale, come animale abbiamo 100 capi bovini più tutti i cavalli, che saranno un altro 50-60 di preciso, non lo so. Come è un sito nuovo, quindi ci siamo dovuti adattare con un po' di precarietà, però diciamo che ce la stiamo facendo, e quindi invitiamo tutti a partecipare a questa fiera, perché si trova intanto vi dico dove si trova, nella Ragusa Santa Croce Camerina. Aspettiamo tutti. Il settore, c'è preoccupazione di come sta andando, però bisogna andare avanti, bisogna sfruttare le agevolazioni che ci sono, e poi per fare questo mestiere bisogna crederci tanto, perché ci vuole una passione sfrenata, perché ti fanno scoraggiare tutti i giorni di tutte le cose che succedono, però bisogna essere molto determinati per andare avanti. Ma il settore, diciamo che è il settore primario, che bisogna
bisogna, diciamo, valorizzare sempre di più, perché il settore primario, se non valorizza, non ha dell'utile importante, diciamo che non possiamo neanche mangiare, cioè non è che c'è tanto da reggere. Col telefonino possiamo stare tranquillamente, ormai siamo abituati, però se non si mangia non si può fare più niente, quindi dobbiamo mettere, diciamo, più alla luce il settore da dove vengono tutti gli alimenti, che è la terra, diciamo.